Dopo Toyota Aygo e dopo Citroen C1, della quale vi ha parlato Cristina, anche Peugeot scopre le sue carte con la 108. Delle tre vetture, la 108 è quella più sciccosa, più elegante, quindi probabilmente quella più indirizzata, più diretta a un pubblico femminile. Quel che è certo è che tra le tre è quella più facilmente identificabile col suo marchio, perché sembra effettivamente una 208 piuttosto che una 308 in piccolino. Come la Citroen, a differenza di Toyota, è disponibile anche col motore 1200, e come le altre due ha un'offerta molto variegata per quanto riguarda le personalizzazioni, diciamo pure anche un po' cervellotica, difficile orientarsi, però sicuramente ce la si può ritagliare su misura. I prezzi partono da 10.000 euro, con la promozione lancio a 10.000 euro si può già avere una vettura piuttosto ben equipaggiata, col sistema di infotainment e quindi una vettura già piuttosto completa. Andiamo a provarla adesso. Le dimensioni sono le stesse super compatte di Aygo e C1, a fronte delle quali sussiste anche in questo caso un'abitabilità posteriore dignitosa e un bagagliaio sfruttabile. Le finiture interne sono economiche, ma il design high-tech aumenta la gradevolezza del colpo d'occhio. I sedili anteriori hanno poggiatesta e schienali in un solo pezzo e sono comodi e facilmente regolabili nell'inclinazione grazie alle manopole a movimento continuo. Anche sulla 108 è possibile avere il sistema multimediale realizzato da Pioneer, con protocollo di mirroring, per riprodurre sul display dell'auto la stessa scrivania del cellulare. Le personalizzazioni sono sconfinate, si parla di quasi 5.000 combinazioni possibili, alle quali si aggiunge la scelta tra carrozzeria a 3 o 5 porte, motore 1000 o 1200 e cambio manuale o automatico. In più, come la C1, la 108 prevede la variante top con il grande tetto in tela. Ma si è lavorato soprattutto sullo stile, in effetti rispetto alla precedente generazione delle tre gemelle, ricordiamo Aygo C1 e 107 allora, che avevano comunque, erano vetture abbastanza simili con un design che le ricordava l'una alle altre, qui invece gli stilisti hanno fatto un grande lavoro, molto difficile da fare in effetti, perché hanno differenziato moltissimo le tre vetture tra loro e le hanno poi fatte, ognuno per i propri canoni stilistici, fatte assomigliare a quello che è poi il family feeling. Così ha fatto per la nuova 108, anzitutto cambia il numero, siamo saliti all'8, abbiamo completato questo percorso di cambiamento dei numeri. La nuova 108 ha un design che è molto ispirato a quello che è il family feeling e il design attuale. È una vettura che ricorda molto nel suo design, nel suo stile puro, chic, elegante, il design della 308 nuova e auto dell'anno. Su strada le prestazioni del 1200 permettono di viaggiare in modo più spedito e di affrontare con disinvoltura anche l'autostrada. Del resto la vettura pesa poco più di 900 kg e basta poco per renderla scattante e divertente. Il motore più piccolo è però anche più fluido ai bassi regimi e più silenzioso. Il cambio automatico è robotizzato, non è un prodigio di fluidità né di rapidità, ma il pregio di costare poco e in città fa bene il suo dovere.